prima che il video inizi vorrei fare una precisazione. I parametri che vedete a video non sono da tenere assolutamente in considerazione, sono soltanto un esempio per farvi capire ogni singola impostazione e filtro appunto che offre Fanatec. Preciso anche che la versione di Fana Labella 1.12 e i driver che utilizzo per il Pogium DD1 compatibili PS4 sono i Beta Driver 3.47. Come spiego nel video, non ho potuto installare gli ultimi proprio per delle problematiche che Fanatec sta risolvendo. Quindi ragazzi, occhio, non utilizzate queste impostazioni. Fate le vostre prove in base anche a quello che vi spiego durante il video. Buona visione. Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo delle impostazioni per il force feedback per i direct drive della Fanatec DD1 e DD2 e all'occorrenza oggi ho deciso di fare questo video senza dare diciamo delle impostazioni ben specifiche, ma spiegandovi bene passo passo quali sono i valori che andiamo a modificare e quali sono le funzioni. Perché come vi ho già spiegato più e più volte ci sono diciamo diverse filosofie di pensiero per quanto riguarda appunto le impostazioni del force feedback. Oltretutto le impostazioni sono davvero molto personali, nel senso che ci sono persone che amano avere il force feedback abbastanza duro, tosto, in modo tale da lottare con il volante, ed altri in cui si ha hanno la necessità di avere un force feedback un po' più non debole, ma più lineare, più tranquillo, in modo tale da potersi concentrare sulla guida. Quindi ho deciso di fare questo video finalmente, ovviamente senza troppe pretese, proprio per darvi delle indicazioni su se spostate questo valore che cosa dovreste ottenere. Partiamo dalle basi e soprattutto partiamo da Fanalab, perché chi ha Podium ovviamente ha per forza di cose, spero, scaricato Fanalab, che è comunque un programma che vi dà la visione diciamo panoramica di quelle che sono le impostazioni del vostro volante e un valido aiuto per cercare di avere una praticamente immediatezza per quanto riguarda appunto le impostazioni del force feedback. Andremo a vedere due menu in particolare, il tuning menu e il dynamic force feedback. Lasciamo da parte vibration LED e game profile perché potrebbe essere diciamo motivo per un altro video, perché sono altre impostazioni un po' particolari che meritano diciamo uno studio approfondito, soprattutto quello dei LED, e anche perché non tutti magari sono possessori di volanti che hanno LED, tipo c'è chi ha il Formula V2 e chi ha che ne so altri volanti. Quindi vorrei fare un discorso un po' più generale piuttosto che qualcosa di veramente specifico. Quindi i menu che sono in concordanza con quelli che diciamo più o meno tutti abbiamo sono il tuning menu e il dynamic force feedback, d'accordo? Allora, andiamo dal primo, parliamo del sensitivity maximum steering angle, che non è nient'altro che la definizione dell'angolo di sterzata massima che è possibile diciamo ruotare il nostro volante. L'impostazione predefinita è auto, cioè automatico, vuol dire che è il gioco che si prende cura di impostare l'angolo di sterzata il più realistico possibile per quanto riguarda le auto. Questo, per esperienza mia personale, funziona senza ombra di dubbio per R-Factor 2, che è la mia base sulla quale diciamo voglio partire come simulatore. È ovvio che alcune accortezze vanno sicuramente applicate per quanto riguarda tutto quello che andrò a dire in base anche ai menu dei force feedback. Vi spiego, R-Factor 2 vi diciamo dà la possibilità di andare a modificare sia la sensibilità che diciamo la forza del force feedback appunto che andrà a richiedere al vostro volante, e alcuni filtri, d'accordo, che non sono tanto ben specificati, sembrano più dei filtri attenuanti di quella che è la forza appunto che manda come input al vostro volante, e più si aumentano i filtri più vengono ad arrotondare diciamo queste forze che vengono richieste. Se andiamo su un Raystrom invece si parte dal peso del volante fino alla forza diciamo verticale orizzontale del volante, quindi lì sono le vostre accortezze. Mi limito a darvi appunto queste informazioni di queste regolazioni appunto del tuning menu, perché capendo questo si può andare a intervenire sui menu appunto di ogni singolo diciamo simulatore.
È ovvio che se ci fosse la necessità potremmo anche andare ad analizzare simulatore per simulatore. Quindi vuol dire qui fare una saga, ragazzi, di video proprio dedicati al force feedback. Allora, abbiamo parlato del sensitivity, ragazzi, passiamo al FF, quindi force feedback, overall max force feedback strength, cioè regola la forza di retroazione della forza complessiva di tutti gli effetti provenienti da un gioco allo stesso modo. Il 100% utilizzerà la coppia massima che la base della ruota può produrre. Se voi mettete il 50%, provocherà ovviamente solo la metà della coppia che la base può effettivamente produrre. Diversi tipi di effetti come force spring o damper ovviamente possono essere regolati, diciamo, in modo separato, e lo vedremo dopo. Questo cosa vuol dire? FF, cioè la forza complessiva, vuol dire quanto volete sfruttare in, parliamo, newton meter, della vostra base. Se la vostra base va a 15 con dei picchi fino al 17, 20, eccetera, eccetera, se voi gli dite 100%, la vostra base utilizzerà il massimo possibile delle sue potenzialità. Se invece, al contrario, mettete il 50% delle capacità del vostro force feedback, mantenendo il 100% sul vostro gioco, quello che succederà è che se ad un certo punto il gioco vi chiede 15 Newton metro, la vostra base andrà in clipping. Quindi il problema, proprio delle filosofie diverse di mettere force feedback al 100%, al 50%, al 30%, eccetera, è proprio quello. Per una questione di sicurezza, Fanatec vi diciamo, propone di mettere il 35%, di abbassare le forze che vengono restituite proprio dal gioco. Però è anche vero che se io metto il 100% della mia forza e abbasso le mie forze richieste sul mio gioco, sono sicuro che non andrò mai in clipping, e soprattutto sono anche sicuro che probabilmente non mi farò male. Perché? Perché se dico al gioco di mettermi il 30-35% di quello che effettivamente, quello che mi deve richiedere al volante, ma ho il 100% della mia forza, avrò sicuramente più dettagli, e questo è il mio pensiero personale, quindi opinabile, cioè vuol dire che non è verità quello che sto dicendo, è quello che penso io in base alle mie esperienze, ragazzi. Io vi propongo di testare queste cose qua. Non avrete mai, diciamo, questo clipping in cui il volante non riesce ad andare a restituirvi la forza che il gioco vi richiede. Quindi 100% per me sempre, e abbassare i valori richiesti dal gioco. In questo modo io posso andare a sfruttare il massimo delle capacità del mio volante, e cavolo, se compro un direct drive, ragazzi, vorrò pure sfruttarle queste capacità che ha di restituirmele. Perché, per intenderci, se prendete un DD1 che di base è dichiarato a una linearità di newton meter a 15, 15 newton meter come forza, e lo mettete al 50%, in pratica è come se lo state riducendo a una CSV 2.5, che non è male, però non lo state sfruttando. Quello che ricerchiamo da un direct drive, ragazzi, non è la potenza pura, ma bensì il dettaglio, e il dettaglio viene anche trasferito alle vostre mani in base anche a questa potenza che riesce proprio a sfruttare per ottenere una certa definizione nel vostro force feedback. Quindi sta a voi scegliere la tipologia di impostazione. Ci sono persone che mettono al 75% e riducono un po' meno sul gioco, altre mettono al 35% e via dicendo. Io preferisco mettere 100% la base e scendere le impostazioni, abbassare le impostazioni richieste dal gioco, proprio per cercare di avere il massimo del dettaglio. Fino adesso non ho avuto questo tipo di problematiche. Devo essere onesto con voi fino alla fine. Ho la seconda impostazione, perché ho dimenticato di dirvi, ma questo sicuramente ne siete al corrente. Device setup sono i vari setup che uno può preimpostare. In questo caso sto lavorando sull'1, in cui ad esempio sul 2 o sul 3 mi pare di avere il 35 e il 50, proprio in base al tipo di gioco, se gioco a rally, se gioco a Raceroom, eccetera, eccetera. Proprio perché facendo queste prove ho cercato di controllare effettivamente se le impostazioni del 100% fossero le migliori. La problematica del 100% delle forze vuol dire andare a ridurre altri effetti come lo spring, come il force effect, perché il 100% qui si parla globale di tutte le forze, cioè quanto voglio ottenere di tutte le forze
in termini di potenza. Non so se mi sono spiegato bene, però per farvi capire, se gli urti, gli shock sono messi al 100% e il mio FF è al 100%, vuol dire che il mio urto sarà probabilmente, in base alla potenza che richiederà il gioco, al 100% delle sue capacità. E quindi lì potrei andarmi a fare male, perché il volante potrebbe avere una reazione molto brusca. Quindi è qui che bisogna fare attenzione nel settaggio. Ecco perché molte persone hanno paura. È vero che si ha paura, perché comunque questo è un aggeggio che può veramente farvi cappottare la postazione e farvi uscire fuori dalla finestra, però se impostato bene si possono avere delle grosse grosse soddisfazioni. Adesso io non è che voglio creare allarmismi, assolutamente non è questo lo scopo, ma è per farvi capire che mettendo l'overall force feedback strength quindi l'FF o force feedback totale al 100%, si ha la capacità di sfruttare al massimo i newton meter che offre il vostro volante. Passiamo poi a show, che sarebbe vibration strength, cioè la forza delle vibrazioni dei motori rotori. Motori rotori, non so se va bene, ci sono quei motorini che si trovano anche nelle pedaliere o si chiamano rumble pure, se non sbaglio, o quei motorini che fanno vibrare gli shaker, che fanno vibrare, o il butt kicker, che hanno questi appunto motorini che danno questa rotazione sulle pedaliere della Fanatec, la Club Sport V3 e la V3 Inverter, che danno la sensazione sia della vibrazione del motore che dell'ABS, simulano così. E sono presenti anche nelle basi, in alcune basi. Questo ne praticamente regola appunto la potenza. Può essere gestito sia dal software che stiamo utilizzando, cioè dal Fanalab, che dal simulatore. Questo non influenzerà gli effetti del force feedback in generale. Sono solo quelle, diciamo, vibrazioni parassite, chiamiamole, passatemi il termine, che magari il nostro simulatore riesce a darci. Ad esempio, salgo su un cordolo, non avrò soltanto il movimento del volante che va a destra e a sinistra, simulandomi appunto la vibrazione del cordolo, ma ci sarà anche questa vibrazione in più, che ne so, mentre per avere la sensazione di ruvidezza di questo cordolo, oppure mentre sto passando una marcia, questa vibrazione al volante. Adesso vi ho preso un esempio un po' fallocco, però è giusto per farvi capire che ci sono questi motorini che vi possono dare queste vibrazioni in più. E da qui si va proprio a regolare questa forza di questi motorini qua. Dopodiché abbiamo l'ABS. L'ABS non è nient'altro che la regolazione della soglia della pressione del pedale in cui va a innescare appunto la vibrazione. Vi spiego meglio: se l'ho impostata al 100%, la vibrazione in caso di attivazione dell'ABS, che vi ricordo che è l'anti-block system, cioè quel sistema che vi permette ad una macchina di non bloccare le ruote, e quindi di poter avere il controllo della macchina, appunto perché le ruote non si bloccano. E quindi, se c'è l'innesco dell'ABS, lo avrete soltanto se premete il vostro freno al 100%. Se l'ho impostato al 95%, sarà a partire dal 95% ed oltre, e via dicendo. Funziona ovviamente solo con i pedali Club Sport V3 e V3 Inverted, mi raccomando. E questo, per poterlo controllare, deve essere la pedaliera collegata direttamente alla vostra base con il cavetto RJ45, se non sbaglio, che vi danno in dotazione con il vostro podium DD1, DD2. Dopodiché c'è una cosa che qui non è presente, che però vorrei sottolinearlo per chi è possessore di CSV 2.5 e anche di CSL. Il drift dovrebbe essere, che regola la resistenza della ruota. Il valore predefinito è il valore più basso, che si usa per evitare oscillazioni nei giochi che sono meno ottimizzati. Allora, quando parlo di oscillazione è quando voi avete il volante che parte da solo, a destra e a sinistra oscilla. Quindi questo è un valore che vi può essere utile proprio per smorzare questo tipo di attività, chiamiamola così, del volante. Ovviamente, se volete una risposta più rapida, è possibile aumentare questo valore e per ottenere meno resistenza. Bisogna ovviamente trovare un certo equilibrio tra una bassa resistenza e i tempi di reazione rapidi, abbastanza, diciamo, sufficiente proprio per mantenere un comportamento stabile del vostro volante. Passiamo poi a FOR, che sarebbe forza, regola la
praticamente il force effect, cioè la durezza degli effetti della forza, non so se la traduzione sia corretta, che regola appunto questi effetti che provengono dal simulatore. Il valore predefinito è il 100%. I giochi che usano questo effetto, cioè che sfruttano questo effetto, lo usano proprio nella maggior parte dei casi, proprio per controllare il force feedback, cioè realmente il ritorno di forza che vi dà il gioco. Alcuni giochi non utilizzano questo force effect, ma si vanno a rivalere del FF, overall force feedback strain, che abbiamo visto all'inizio. Quindi bisogna, quando si imposta questo force effect, vedere se effettivamente il simulatore lo utilizza, d'accordo? Ovviamente il 100% utilizzerà la coppia massima selezionata proprio dalla forza complessiva che abbiamo visto all'inizio, cioè FF, che è qui, giusto per farvi capire, uno dei primi valori che abbiamo visto. Il 50% utilizzerà solo la metà della coppia selezionata appunto di questa forza complessiva. Allora, sembra molto complicato, ragazzi, ma in realtà, se ci riflettete bene, è abbastanza facile. Cioè, se un gioco sfrutta il for, utilizzerà queste forze di effetto in base a quanto avete selezionato sulla forza totale di tutte le forze. Se lo mettete al 50%, userà il 50%, d'accordo? Quindi di base è il 100% e bisognerebbe lasciarlo così. Poi abbiamo l'SPR, che sarebbe diciamo la forza dello spring effect, cioè quindi delle molle, dovrebbe essere così. Quindi regola la forza degli effetti della molla provenienti dal gioco, cioè da quello che chiede il gioco. Il valore predefinito è sempre 100%, a volte è usato come come se fosse la molla centrale, che serve per il riallineamento del volante durante la guida. Cioè, mi spiego meglio: se io sono in uscita di curva, riaccelero, tecnicamente nella realtà il volante ha la tendenza, proprio per le forze che vengono innescate dall'accelerazione, a raddrizzarsi. E questo da alcuni software, cioè da alcuni appunto giochi, viene sfruttato proprio come forza di riallineamento durante appunto la guida. Non è, diciamo, una forza di molla costante, è controllata unicamente dal gioco e non, diciamo, non produrrà alcun effetto diverso da quello che il gioco genererà. Cioè, nel senso che, se non è il gioco che ve lo chiede, ragazzi, il vostro volante non vi, o Fanalab non si inventerà nulla con questo tipo di forza. Come al solito, il 100% utilizzerà la coppia massima selezionata proprio nelle forze complessive, overall force feedback strength FF, sempre questa qua, il 50%, il 50%, come al solito. Poi abbiamo il DPR, Game Damper Effect, cioè questo regola gli effetti appunto della sensazione degli ammortizzatori provenienti dal gioco, e questa volta da Fanalab. Fanalab può diciamo intervenire. E serve anche a simulare la resistenza degli pneumatici quando si è fermi e si gira la ruota. Effettivamente, aumentando questo valore, si ha questa sensazione di attrito della gomma che sta al suolo. E quando iniziate a guidare, e quindi iniziate a far rotolare le gomme, questa forza diminuisce, proprio dando questa sensazione appunto che siamo su delle gomme, cioè proprio questo contatto che ho sempre parlato, che dà il direct drive gomma asfalto. Questo è anch'essa un valore di forza che non è costante, è sempre controllato dal gioco. E anche qui non genererà, diciamo, dei disturbi per quanto riguarda il force feedback. Ma vi ricordo che il Fanalab può intervenire, e magari dopo lo vedremo. Anche qui l'utilizzo delle forze sarà direttamente collegato alle impostazioni del FF, overall force feedback strength. Quindi, se mettete il 100%, prenderà il 100%, il 50% prenderà il 50%. Quindi vuol dire, quando io vi dico il 50%, vuol dire che se voi mettete il force feedback, l'overall FFB strength al 50% e mi mettete DPR al 50%, userà il 25%, eh? Occhio, ragazzi, che è importante. Quindi il 100% di quello che ho selezionato nel force feedback.
è importante. Poi abbiamo il Natural Damper NDP. Allora, regola gli smorzatori che non sono praticamente influenzati da quello che richiede il gioco. Il valore predefinito è del 50% e questo è per evitare le oscillazioni del volante, un po' quello che succede con i dri per le basi che ne sono appunto che hanno queste impostazioni. E in confronto con il Natural Friction che vedremo dopo, la resistenza di questo ammortizzatore, di questa forza, aumenta con la velocità di sterzata appunto dei volanti, cioè più aumenta la velocità e più c'è resistenza appunto per girare. Mi viene da pensare, per farvelo capire, che se siete in una curva molto rapida, prendiamo il curvone della parabolica a Monza. Questa forza potrebbe simulare quello che mi viene in mente, una forza centrifuga che diciamo mi dà resistenza perché mi richiama ad andare verso l'esterno. Quindi questo potrebbe essere l'influenza di queste forze. Adesso non vorrei dire baggianate, ma da quello che ho letto e dalle informazioni che ho reperito, dovrebbe agire tantissimo su questo tipo di questo tipo di forza. Ovviamente al 100% lo sterzo avrà una massima resistenza e sarà veramente difficile da girare, a zero il volante avrà pochissima resistenza e questo potrebbe portare a oscillazioni e comportamenti diciamo non tanto coerenti a seconda del gioco, quindi bisogna fare molta attenzione e dipenderà anche dalla forza del force feedback che avrete impostato. Quindi cautela con diciamo i valori bassi, infatti il mio è al 100% in questo momento proprio per evitare queste oscillazioni qui. Diciamo che un buon compromesso potrebbe essere dal 10 al 50%, anche se io ce l'ho al 100%, però dipende sempre dal gioco che utilizzo. Poi abbiamo il Natural Friction, l'NFR, che praticamente regola un effetto di attrito costante, a questa volta attenzione, che non è influenzato dal gioco, cioè non è che il gioco che vi dice guarda che voglio questo Natural Friction. Di base è come valore predefinito impostato a 0, cioè è disattivato. Infatti io lo disattivo perché a me dà fastidio, c'è cioè questa sensazione di attrito, diciamo un po' artificiale, che solitamente anche qui viene utilizzato per prevenire le oscillazioni o se volete simulare la cremagliera di un'auto senza sovrasterzo, e quindi questo potrebbe essere utilizzato ad esempio con delle auto del gruppo 5, le vecchie BMW con il cambio ad H in cui non c'era servosterzo. Rispetto all'ammortizzatore naturale, cioè l'NDP, la resistenza all'attrito agisce in modo più lineare con diverse velocità di rotazione della ruota. Al 100%, come al solito, la ruota avrà una massima resistenza e sarà veramente difficile girare, ragazzi. Sarà qualcosa di veramente non naturale. Allo 0% il volante avrà la minima resistenza. Anche qui bisogna cercare di trovare, diciamo, un buon equilibrio tra la bassa resistenza e la massima sensibilità, al fine di avere una resistenza sufficiente per mantenere stabile il comportamento del volante e ovviamente avere la massima diciamo simulazione in base all'auto che si sta guidando. Quindi un'auto moderna, un Natural Friction, non è che lo consiglio tanto, però una F1 del 1991 un 5% glielo metterei, ragazzi, perché ci sta proprio sentire quella frizione delle gomme belle larghe che erano dei missili terra-aria, è bello sentire quella sensazione lì. Poi abbiamo il FEI, che sarebbe il Force Effect Intensity, che regola praticamente quanto intensi o fluidi dovranno essere gli effetti di un gioco. Il 100% vi darà l'impostazione, un'impostazione nitida e diretta. Ma può essere molto duro e provocare rumori del vostro volante a seconda del gioco e questo può essere fastidioso. Il 0% appunto sarà molto fluido con meno rumore, ma si possono perdere effetti e sensazioni sottili. Quindi occhio all'utilizzo del FEI, il mio è al 100%, proprio perché non voglio perdere l'intensità di alcune sensazioni e anche se provoca dei rumori, che a volte può essere fastidioso, ma è normale, quindi non me ne preoccupo per niente. E poi abbiamo il BRF, o meglio il Brake Force, che sarebbe praticamente la regola la sensibilità del pedale del freno
se ovviamente i pedali sono collegati alla base del volante. Il valore predefinito è 50, è possibile aumentare o ridurre questo valore in base alle vostre preferenze personali. Il 100% significa che bisogna premere il pedale del freno più forte per ottenere il pieno diciamo, potenziale della frenata, in cui sarà più difficile bloccare durante appunto la frenata. Il 0% vuol dire che bisogna premere il pedale del freno meno forte per ottenere il pieno potenziale della nostra frenata, però sarà più facile bloccare le ruote durante la frenata. Questo per quanto riguarda il tuning menu, ragazzi, d'accordo? Quindi solo per farvi capire come intervengono questi tipi di filtri, chiamiamoli così, sul vostro volante. Questo vale anche per i CSL, tutti i CSV, tutti i volanti che hanno queste impostazioni, sono uguali. Alcuni hanno anche lo show, come dicevo, il dri, altri non ce l'hanno. E una cosa che dimenticavo di dirvi, ovviamente, è che io mi baso sulle impostazioni della versione beta driver del 347, perché la 356 mi sta dando problemi. So che ci sono interpolar filter, ci sono tante cose che purtroppo non posso analizzare perché per il momento non riesco ad installarlo. Sono in contatto con Fanatec, stanno risolvendo e presto probabilmente rifarò questo video per spiegarvi appunto cosa fanno questi tipi di filtri. Una cosa molto importante che ho dimenticato sul sensitivity, mi pare si chiama così, sensitivity, cioè la gestione dell'angolo dello sterzo: più lo aumentate, più bisogna girare il volante per far girare le ruote, più lo abbassate, più starà diretto. Ovviamente capite bene gli effetti che hanno una sensibilità più, diciamo, diretta. È come se giocaste con un pad, ragazzi. Se avete un volante, usate i gradi di rotazione almeno di 900 gradi, poi dipende dalla macchina che utilizzate. Concluso il menu tuning menu, perché qua sta durando tantissimo questo video, andiamo sul dynamic force feedback. Qui sarò molto rapido. Allora, abbiamo lo speed sensitive, praticamente, che applica un effetto che si sovrappone appunto a questa sensazione di velocità per simulare le forze giroscopiche delle vostre gomme. Questo può dare una sensazione più realistica sui rettilinei e ridurre al minimo, diciamo, le oscillazioni del vostro volante o della sensazione in generale della vostra macchina. Lo speed der hold praticamente è quello che serve per indicare a Fanalab, al sistema, a partire da che velocità devo poter sentire questa appunto sensazione. Io ho messo 100 km/h, voi potete scegliere la vostra velocità. Dopodiché, per potersi attivare, ovviamente bisogna indicare anche i gradi di inclinazione della ruota rispetto al suo centro, cioè a partire da quale angolo devo iniziare ad applicare questo filtro. Come vedete, da me c'è scritto 50 gradi, ma non l'ho neanche regolato, però in questo caso 50 gradi. E a che forza devo applicare? 50% nel mio caso, cioè vuol dire che io in questo caso, se vado a 100 all'ora e sto curvando con un angolo di sterzata di 50 gradi rispetto al centro della mia gomma, del mio pneumatico, allora Fanalab mi restituisce il 50% di questa forza, che appunto mi fa sentire queste forze giroscopiche dei miei pneumatici. Questo è alla fine, ragazzi. Poi il driving reverse, ragazzi, è se io sto guidando a marcia indietro, che cosa succede? Onestamente, non mi pare di guidare a marcia indietro e non mi interessa, onestamente. Quindi io chiuderei qui con il dampering overlay, cioè la sovrapposizione di questa forza del dampering, per chiudere appunto quelle che sono diciamo l'utilizzo, le funzioni di questi filtri che abbiamo visto soprattutto nel tuning menu, per darvi un'infarinatura di quelle che sono appunto gli interventi che hanno queste impostazioni sul vostro volante. Vi ricordo che sono basate sulla versione Fanalab 1.12 e sul driver 347 in beta di Fanatec, perché in questo momento, ve lo ripeto, non posso utilizzare la 356 X 352 perché mi dà problemi e sono in contatto con Fanatec e stiamo cercando di risolvere.
D'accordo? Quindi almeno così avete delle basi. Se avete delle richieste particolari su dei giochi particolari, R-Factor 2, R-Race Room, eccetera, eccetera, non esitate a lasciare un commento qui, così magari potremmo studiare insieme come impostare al meglio e cercare di capire quelle che sono le voci, che sono veramente tantissime, soprattutto su Race Room. Ricordatevi che se impostate il 50%, il 100%, scusatemi, del vostro force feedback, delle forze generali, abbassate nel gioco perché altrimenti vi fate male. E non esitate a testare piano piano i vari effetti prima di rendere definitivo la vostra, le vostre impostazioni. Non prendete come buono queste impostazioni che ho messo io perché non sono assolutamente studiate, ma è soltanto per fare questo video. Quindi mi raccomando ragazzi, non esitate a lasciarmi i vostri commenti qui sotto, darmi dei consigli, correggermi se ho sbagliato qualcosa, chiedermi magari un video particolare per i force feedback, come al solito pollice in su se non l'avete già fatto, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, attivate la campanellina magari completo per essere notificati ogni qualvolta butto un video sul tubo e quando facciamo delle live. Spero che questo video vi sia piaciuto, da Fabrizio è tutto, ciao, a prestissimo!